Ciao a tutti cari amici di Uno Sguardo al Passato e benvenuti in un nuovo video. Io sono Diana e oggi parliamo di un aneddoto molto particolare riguardante il celebre compositore Pietro Mascagni. Un momento di particolare furore durante le prove di un'opera, ma prima di tutto, sigla! Un giorno Mascagni stava facendo delle prove di una sua opera. Quest'opera sarebbe dovuto andare in scena quella sera stessa, mancavano solamente delle ore, ma Mascagni non era assolutamente soddisfatto e pare che buona parte della colpa fosse proprio dei cantanti. Mascagni uscì così dalla prova e disse: «Stasera non dirigerò l'orchestra, l'esecuzione non va, il professor Gattai, l'Italia, voglio dire l'umanità, non mi trattano con sufficiente rispetto. Non voglio scrivere più, spezzo la penna». Ovviamente tutti i presenti impallidirono e la notizia che Mascagni non volesse più comporre iniziò a spargersi a macchia d'olio. Addirittura si formò una folla davanti all'albergo in cui soggiornava Mascagni, una folla tra cui vi erano artisti del teatro, il direttore di scena e persino l'impresario, tutti a chiedersi se quella notizia fosse vera. Erano tutti eccitatissimi. Qualcuno più audace chiedeva addirittura al portiere: «La spezzata?» Fino a quando dall'albergo uscì un signore dicendo: «Ha avuto l'idea di spezzarla, ma ha resistito, non l'ha spezzata. Per ora consolatevi, siamo riusciti a risparmiare questa perdita alla civiltà». Il problema è che ormai tra la folla, come capita con i passaparola, la notizia era ormai distorta e ingigantita. Qualcuno diceva frasi assurde tipo «la penna ha molto resistito» oppure «il maestro ha molto sofferto», manco avesse avuto un incidente. Nel frattempo nell'albergo Mascagni, arrabbiatissimo, non aveva affatto cambiato idea. «Stasera non voglio dirigere, io che dirigo sì volentieri la musica seria, bella, quella che scrivo io, l'esecuzione non va, non scriverò più, spezzo la mia penna». Tutti cercavano di far cambiare idea a Mascagni, anche l'impresario che, nonostante la folla, era riuscito evidentemente ad entrare, ma Mascagni era irremovibile. Voleva addirittura ripartire quella sera stessa. Insistettero dicendo anche che senza la sua arte le loro vite non avrebbero più avuto alcuno scopo. Ma Mascagni allora ripeté a gran voce: «La mia penna è spezzata». La folla sottostante udì queste parole di Mascagni e si ammutò lì tutto d'un colpo. Qualche minuto dopo, un cameriere recapitò a Mascagni una lettera, scritta proprio a nome dei suoi ammiratori, quelli che lo stavano aspettando di sotto, ed era con tanto di firme. «Vi scriviamo con l'anima spezzata come la vostra penna», e si proponevano di offrirgli una penna d'onore. Gli amici continuarono così ad insistere con Mascagni, e così continuarono anche le discussioni, e la folla lentamente si disperse. Fu allora che da una porticina nascosta dell'albergo qualcuno trascinò fuori Mascagni, facendolo salire a forza su di una vettura chiusa, e iniziò così la corsa verso il teatro. Una volta in teatro, Mascagni iniziò a tentare di salvare questa situazione. Iniziò a provare i cori, cambiò l'illuminazione, la fece aumentare, soprattutto non solo quella del palcoscenico, ma anche quella del podio. Soprattutto quella del podio, ovvero la sua, e alla fine accettò di dirigere. Fu mandato a prendere il suo abito nero e così l'opera stava per iniziare. Prima di salire sul podio Mascagni mormorava: «Fortuna che non ho spezzato la mia penna, ci avevo pensato, ma poi ho ceduto alla riflessione». Nei giorni successivi, però, questa notizia di Mascagni che rompeva la penna si era sparsa ovunque, ma ovunque intendo in tutta Europa. Mascagni in effetti ricevette addirittura un telegramma d'urgenza da Londra che riportava: «Apprendiamo, avete spezzato penna. Vi offriamo 500.000 per averne i pezzi, compresi più minuti. La direzione del museo di Kensington».
La cosa doveva aver divertito particolarmente Mascagni e quella sera stessa aveva avuto modo di conversare con un noto ambasciatore, uno di quelli che frequentava abitualmente le case reali, e così gli chiese che cosa si dicesse di lui nelle corti d'Europa. L'ambasciatore gli rispose che c'era chi lo credeva un dio e c'era chi addirittura non lo credeva un uomo, tanto sublimi erano alcune parti che lui aveva composto. A che Mascagni rispose: ed è vero, non credo ci possa essere un uomo che riesca a capir bene certa mia musica. Cogliamo ovviamente una certa ironia in questa affermazione. Questo aneddoto viene da questo libro, Viaggio umoristico nei teatri, terza edizione del 1908, autore Giulio Piccini, in arte Iarro, ovvero uno scrittore giornalista italiano. Lui lavorava presso il giornale quotidiano La Nazione di Firenze e pare che i suoi articoli fossero caratterizzati sempre da questo strano equilibrio tra serio e scherzoso, tra argomenti culturali molto rilevanti e aneddoti un po' piccanti. Io ho cercato altri riferimenti su questo aneddoto, ma confesso di non averne trovati. Visto che la notizia proviene da un giornalista che si autodefinisce all'inizio del racconto come storico fedele e imparziale, tendo a credere che ci sia un fondo di verità. Quello che mi stranisce è non trovare date, luoghi, di quale opera si trattasse, insomma, nessun riferimento. È stato omesso molto e a mio parere anche un po' enfatizzato il tutto. Mascagni che sembra quasi essere stato rapito dall'albergo per essere portato a forza in teatro. Insomma, un po' di farcitura nel tutto credo che ci sia. Però sul fatto, ad esempio, dell'enorme celebrità che Mascagni godette in vita, è tutto vero. C'era chi davvero lo paragonava ad un dio, tant'è che qualcuno, un certo Giovanni Orsini, scrisse il Vangelo di un Mascagnano, pubblicato nel 1926, e c'era inoltre una rivista che pubblicava una rubrica fissa al compositore, denominata Mascagneide. Quindi, da questo punto di vista, tutto vero. Un'altra cosa, a parte l'autorità della fonte, che potrebbe far pensare alla veridicità del fatto, è che Mascagni era vivo e vegeto ed in carriera quando uscì l'aneddoto che lo riguardava e non ho trovato smentite da parte sua. Potrebbe essersene disinteressato, però chissà. Io l'unica cosa che sono riuscita a scoprire è che questo aneddoto non era presente nella prima edizione del libro. Ma non sono riuscita a verificare, ad esempio, se fosse presente nella seconda edizione. Io sono in possesso solamente della terza. Se questo aneddoto fosse stato una novità, allora dovrebbe risalire tra le due date di pubblicazione, quindi dovrebbe essere avvenuto tra il 1903 e il 1908. Mascagni, come nuove opere in quel periodo, portò alle scene solamente Amica nel 1905 a Monte Carlo. Però non sappiamo se si trattasse in questo caso di una prima esecuzione o se lui semplicemente abbia diretto una qualsiasi altra sua opera. Insomma, non lo sappiamo. E voi conoscevate già questo aneddoto? Se sapete qualcosa riguardo a questa vicenda, se avete qualche dettaglio in più, vi prego di scriverlo, così forse riusciamo a fare un po' di luce su questo aneddoto. Magari qualcuno di voi è in possesso della seconda edizione, così magari capiamo e se lì questo aneddoto c'era già oppure no, così magari riusciamo un po' a restringere questo spazio temporale. Io vi ringrazio per essere stati qui con me per questo video. Mi scuso se sono mancata per ben due appuntamenti, ma tra un'emergenza familiare e avrete notato la diversa location, perché sto traslocando, quindi vi lascio immaginare, ecco, sono mancata per questi motivi. Ma ora ci sono e ci ritroviamo prestissimo con un nuovo video. Ciao ciao!